condizionati dalle cattive notizie che arrivano dall'Asia. Piazza Affari vestita di rosso non è bastata a portare fortuna. Il titolo Ferrari debutta alla Borsa di Milano e dopo nemmeno mezz'ora è sospeso dalle contrattazioni. Ma la colpa è di una giornata difficile sui mercati a livello globale. Le azioni del cavallino scendono sotto quota 42 euro, due in meno dell'ultima quotazione a Wall Street. Ma il valore dell'operazione resta tutto. Lo scorporo definitivo da FCA è ormai cosa fatta, anche se per definire la ripartizione delle azioni c'è tempo fino a giovedì. Marchionne insiste sull'italianità della casa di Maranello, ringrazia il premier Renzi intervenuto alla cerimonia di prima quotazione, in prima fila anche John Elkann e Piero Ferrari, e promette il ritorno alla vittoria in Formula 1. La squadra oggi c'è, è una squadra forte e coesa, ci manca poco per arrivare dove vogliamo arrivare. Siamo consapevoli di avere avversari forti, ma non li temiamo, stiamo lavorando tanto e con la giusta cattiveria agonistica per presentarci in Australia come la squadra da battere. Secondo Renzi la quotazione di Ferrari è un messaggio per l'Italia, è il momento di accelerare, dice, e snocciola l'agenda di politica economica per il 2016, riforma delle BCC, partecipate da ridurre e modifiche al diritto fallimentare, tanto per cominciare. Io considero la quotazione di Ferrari questo messaggio a tutte e a tutti. Per anni abbiamo pensato che dovevamo stare chiusi, dovevamo aver paura dei mercati, del mondo, di ciò che ci girava intorno. E poi abbiamo scoperto che il nostro più grande alleato è la globalizzazione e che se scendiamo in pista, se ci mettiamo a correre, siamo i più bravi del mondo. Comincia male il nuovo anno in borsa, con i mercati asiatici in picchiata e i principali indici europei a metà seduta, tutti in rosso. Nella prima giornata di scambi del 2016, i listini di Shanghai e Shenzhen fanno i conti con il nuovo calo per il quinto mese consecutivo dell'indice manifatturiero, che conferma un'ulteriore frenata per l'industria cinese. Il tonfo del 7% dei